Quando te ne andrai da quest'inferno, verrò a chiederti di rendermi il favore. Silvertown, dire Jeremy è come dire un tale e niente altro. Quando ce n'è troppi è come se non ce ne fosse nessuno. Anch'io mi chiamo Jeremy, ma a saperlo siamo solo io e mia madre. Provate a chiederlo in giro. Se non dite Zampallegra, nessuno mi conosce, nessuno. Dagli una buona razione di biada. Prego, prego, signor Coster. Vi fermerete molto qui? Dipende. La famiglia di Salky Jeremy vive ancora in paese? Ho capito, solo qualche giorno. Se però volete risparmiare, c'è la signora Martin che affitta camere. Camere bellissime, eh? No, qui starò benissimo. Qualcosa che non va? No, 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 signore. È sempre a vostra disposizione. Forza, Grace. Oh, un altro bicchierino. Brava. Alla salute. Whisky. Grazie. Ancora, Grace. Dammene un altro. C'è posto per un quarto? Ma certo. Grazie. Prego.
Dovresti rifletterci sopra, amico mio. Qual è il tuo mestiere? Te lo dico io. Riempire i bicchieri. E se non ci fossero i tipi come me, sempre disposti a vuotarli, tu che è tardi. Sveglia. Sai tu vai, come finiresti? Te lo dico io. Come finiresti? Ciao. Buonanotte. Là fuori a mendicare il pane. Ecco. Dove finiresti? Allora. Tempo. Il mio resto. No, no. Tocca a voi. Tocca a voi. Passo, passo. Per stasera io dico basta. Buonanotte. Vengo con te. A domani. E allora? Qualcosa che non va? No. Niente. Salve. Salve. Il signor McCorney, suppongo. E infatti. Un bel locale. E il whisky è ottimo. E non avete ancora assaggiato il migliore? Due, subito. Tre. Eccomi qua, dico. Ehi, dico. E a me? Signor McCorney, vi invito a considerare molto seriamente che in questa baracca... Oh, ma guarda che si rivede. Bentornato a Silver Tower. Togliti dai piedi. Bel colpo, no? Salute, salute. Permettete? Prego. Un giorno inciampai in un cadavere. Mentre gli piantavo sopra la croce, lo sentii gridare ancora. Sta attento, c'è un posto nel Texas dove ti faranno la pelle se lo mostri in giro. Disse così. E niente altro. Hai corso un brutto rischio. Non ci riprovare, nonno. D'accordo, amico. Niente bis, te lo giuro. Hai un po' di whisky da qualche parte? No. Niente whisky, d'accordo. $10 possono bastare. E tu che mi dai per $10? Quando lo saprai, mi ringrazierai. Vieni dal nord. Dal Kansas. Con questo gingillo in tasca non ci vuole molto ad indovinare quello che cerchi. Allora, me li dai questi $10? Serviti. Fuori del paese, verso le colline, c'è una casa. Una volta era una gran bella casa. E c'è una donna, Martha Scott. Non è un po' poco. E il rischio è grosso. C'erano tre angeli custodi qua attorno. Gente di Warner. Warner? Continua a mostrarti in giro con quel gingillo e imparerai a conoscerlo. Farò presto a spenderle, sai. E tornerò con altra merce. Ma tu, occhio ai fondelli.
Sei un buon cliente e non vorrei perderti. Dai, slega la corda, che aspetta? Una ventata di pazzia, signore. Solo così si spiega. Gli hanno trovato in bocca due biglietti da $5. Prendimi le bisacce. Davvero gli hanno trovato addosso $10? Ma è proprio così che succede. Uno scopre un filone d'oro e diventa pazzo. Hop. Grazie, signore. Prete. Dite a me. Non sono prete. Beh, qualcosa del genere. Per il vecchio Thomas. Un buon funerale, mi raccomando. Quanto di meglio, signore. Quanto di meglio. Quanto di meglio. Molto tempo fa ho conosciuto un uomo. Non so bene chi fosse. Ma vedete, vi sono certi debiti che pesano sulla coscienza più di un delitto. Debiti che bisogna pagare. Lo chiamavano Salky Jeremy. Mi ha dato questo. Ma non ha avuto il tempo di dirmi il perché. Jeremy. Jeremy Scott, di Greeley, condannato a vita. Morto nel penitenziario di Leavenworth 4 mesi fa. Lo so. Ci sono voluti 10 anni. Perché la gente riuscisse a dimenticare questa sporca faccenda. Non è un granché un omicidio. Ma non quando spari nella schiena ad un vecchio e ad una bambina. Lo sapete cos'è la fame? Quella vera. Noi sì. Noi l'abbiamo provata. Tutti noi. E ci sono voluti 10 anni perché la gente dimenticasse che ci chiamavamo Scott. Poi arrivate voi e tutto torna a galla in un mare di fango. Veramente io? Ah, io che non volevo crederci. Signor Foster o Loster, o come accidenti vi chiamate. Questa è casa mia e c'è già troppa puzza di galera per ospitarci altri galeotti. Infatti, ero anch'io a Leavenworth ed è lì che ho incontrato Jeremy Scott, tuo padre. Mio padre? Se mi avessi chiamato bastardo ti avrei detto grazie. Basta, Phil. Il signore se ne stava andando. Gli ho già detto io che... No, non puoi avergli detto tutto. Posso offrirvi un caffè? Grazie, molto volentieri. Prego. Non mi piace la tua presenza. Come non mi piacciono le tue domande.
E non piacciono nemmeno a Warner. Cerca di essere prudente se puoi. Capito? E adesso fuori. Ho detto fuori! Tuo padre mi ha salvato la vita. Io dovrei ammazzarti e non lo faccio. Il conto chiude alla pari. Intesi? Tieni. Non toccarlo. Jeremy. Che fai qui? Che significa? Non si può, signore. Il funerale non è possibile. E perché? È venuto Jack Moore in persona a dirmi niente funerale. Quella gente sono l'altra faccia della legge qui a Silvertown. Sono gente di Warner. Warner. Sempre Warner. Voglio proprio vederlo in faccia, questo Warner. Sì, forse non mi sono spiegato bene. No, no, l'hai fatto benissimo. Meno male. Tanto per il vecchio Thomas, funerale in pompa o niente funerale, per lui non fa differenza. Cadavere è e cadavere rimane. Ma io ho moglie e figli. Ragazzi, chi glielo farà il funerale al povero Tobia? Io dico che bisognerebbe trovargli un sostituto. E presto anche. Prima che cominci a puzzare. Puzza già da vivo. Salve. Dite a me, sono io che pago quel funerale. Non lo vogliamo quel cane fra i nostri morti. È un suicida. E noi siamo gente di chiesa. Non è un suicida. E nessuno meglio di voi può saperlo. Forse non abbiamo capito bene. O non ti sei spiegato abbastanza. Posso spiegarmi meglio. Siete tre luride carogne. C'è qualcosa che non va? Oh, no, signore. Tutto benissimo. Anche troppo bene, direi. È vostro quel lavoretto? Siete stato voi a farli fuori quei tre, eh? Come vi giustificate? Potete scrivere suicidio come avete fatto col vecchio Thomas. Già, quello è suicidio. Io sono Santa Giovanna. Non è così? Mi chiamo Roy Coster, sceriffo. Voi lo sapete e lo sapevano anche loro. Lo sapevano e hanno messo mano alla pistola. Se questo non è suicidio. Thank you.
bisognerà dargli una lezione. Di quelle che lasciano il segno. Qualche anno fa a Houston si parlò di un tale. Si chiamava Coster anche lui. I sei figli della vedova McClintosh avevano giurato di ammazzarlo. Fu la notte del santo eremita. Non è detto che debba essere quello. Io non so se sia proprio quello, ma l'ho visto sparare e se non è lui, è il fratello maggiore. Sarà come dici, ma per quanto un tipo possa essere in gamba, c'è sempre un momento in cui riesci ad essere più bravo di lui. Nel momento in cui ti volta le spalle. Non potete fare nulla per noi, credetemi. Il tempo ha sanato moltissime cose. Di più non possiamo sperare. Non dovete preoccuparvi. Domani all'alba me ne andrò, per non tornare più. Non avevo mai visto tanto odio negli occhi di una donna. Eppure siete così giovani. Ho imparato ad odiare molto presto. È stata un'amara lezione che non riesco a dimenticare. Speciali e doppi. Subito. Warner, caro amico mio. Ehi, offro io per tutti. Ehi, il signor Warner ha qualcosa da dirti. Che venga pure a dirmelo lui stesso. Io l'aspetto qua. Ancora, ancora da bere, offro sempre io. E così tu saresti quel famoso Coster tanto in gamba, eh? E tu saresti Warner. Io sono Warner. Ma che tu sia veramente tanto in gamba resta ancora da provare. Puoi toglierti la curiosità quando vuoi. No. I miei uomini sono merce preziosa, selezionata. Ti do tempo fino a domani per andartene dal paese. Dopo il tramonto, verrò a cercarti.
Non muovetevi per nessun motivo. Hai dimenticato qualcosa? Questo. Ma quell'anno fu un anno tragico per gli allevatori. Una siccità che durava da mesi aveva bruciato la terra. Aveva speso più di quanto possedeva per importare del bestiame. E adesso la banca voleva essere pagata. Una sola persona avrebbe potuto aiutarlo. Warner. Vorrei poterti aiutare. Ma chiedili al vecchio Crane. Deve esserci un sacco di quattrini in quella borsa. Tutti gli anni, per festeggiare il compleanno della nipotina, il vecchio Crane l'accompagnava a Denver. Approfittava di questo viaggio per acquistare quello che gli sarebbe servito durante l'inverno. Tutti in paese lo sapevano. Anzi, molti gli affidavano grosse somme per il pagamento o il rinnovo dei mutui semestrali, incarico che quel galantuomo svolgeva puntualmente, come se si trattasse di interessi propri. Katie, su! L'avevo al polso, questo è certo. Poi mi accorsi di averlo perduto. Là, al saloon. Chiamai Sam e glielo dissi. Gli regalai anche mezzo dollaro. Sam, parla, diglielo tu. Oh, sì, signor giudice. Ricordo benissimo. Giocarono a poker tutta la notte. E quando se ne andarono, Jeremy mi diede mezzo dollaro di mancia. Questo lo ricordo. Ma non mi parlò di quel gemello. No, non me ne parlò affatto. Eppure ammettendo, per assurda ipotesi, che quel famoso gemello da polso fosse stato smarrito durante la partita a poker la notte fra il 5 e il 6 settembre
ci spieghi l'imputato come ha potuto procurarsi la somma con la quale si accingeva a pagare il debito che aveva con la banca, dato che appena 2 giorni prima egli aveva chiesto una dilazione alla banca stessa, asserendo di non essere in grado di versare neanche un acconto. Venne Isaac McCorney da me. Lui mi portò il denaro. Disse che era riuscito a convincere Warner. Gli firmai una ricevuta, naturalmente intestata a Warner. Ti ricordi di quella ricevuta? No. E non capisco perché voglia ostinarsi. L'ultima volta che ci siamo incontrati è stata quella sera e poi qui, in quest'aula. Beh, se volessi salvargli la testa, direi... sì, gli ho prestato quella somma. Ma, signor procuratore, sarebbe facile provare che proprio in quei giorni le mie finanze non erano molto più floride di quelle dell'imputato. Solo che io non ammazzo la gente per pagare i debiti. Udite le testimonianze, vagliate le prove d'accusa, questa corte... condanna il nominato Jeremy Scott, altrimenti noto come Salky Jeremy, ai lavori forzati a vita. Sam, lo sguattero del saloon. Se parlasse, se dicesse la verità. Ma chi può dargli il coraggio di accusare Warner? E poi a quale scopo? Riabilitare la memoria di un morto. Troppo poco per rischiare la pelle. Troppo poco. E dov'è questo galantuomo? Dov'è nascosto? Grace, mia figlia. Lei sa dov'è. Qualcuno deve averla informata tempo addietro. Ma non ve lo dirà. Non ha mai creduto all'innocenza del padre. Non ci ha mai creduto, come tutti del resto. Salve. Non avete fatto molta strada. Infatti. Ma avevo dimenticato di chiedervi una cosa. E cioè? Sam Dayton. Dove posso trovarlo? Potrei rispondervi San Diego e spedirvi fin là. Ma preferisco essere generosa con voi. In fondo ve lo meritate. E vi dico, cercatevelo. Buonanotte, signor Coster. Grace. Scusate, Grace. Se chiedo qualcosa, riesco sempre ad ottenerla. Sono curiosa di vedere come farete questa volta. Va bene, posso accontentarvi subito. Siete impazzito! Qualcosa che non va? Maledetto, schifoso, vigliacco! Lasciatemi! Lasciatemi!
compro questa. $2. Pagati. Ho detto, pagati. Guardalo bene, Sam. Allora, che volete da me? Un po' di pietà. La stessa pietà che tu hai avuto per quell'innocente quando l'hai mandato a marcire per 10 anni in un penitenziario. Ma che posso fare ormai? È morto. Lo sanno tutti che è morto. Voglio soltanto 2 cose da te. La prima è che tu mi dica veramente se Salky Jeremy ti incaricò di cercare quel gemello che aveva smarrito nel saloon di Silvertown. Sì, e lo trovai. Ma quando corsi fuori per darglielo, era già andato via. L'ho preso fuori. Poi non so, io non so altro. Se confessi la verità, forse Warner ti farà ammazzare. Ma se decidi di non parlare, sarò io ad ammazzarti. Sceriffo, venite, venite a vedere. Che altro c'è adesso? Lo vedrete voi stesso. Non voglio guastarvi la sorpresa. Ma tu guarda chi è andato a ripescare. Fallo scendere. Forza, giù. Volete spiegarmi cosa significa tutta questa messa in scena? Coster, dico a voi. Ho fatto 800 miglia per portarvelo. Abbiatene cura, a qualcuno non piacerà lo scherzo. Ha del fegato quel giovanotto. Un tipo che sa quello che vuole. E sa come ottenerlo. Ecco, Sam. Prendi questo. Faccio preparare un tavolo. C'è posto anche laggiù. Un po' di largo, amico. Faccio qualche mano anch'io. $5. Passo. Sono poche. 10 volte. Vado via. D'accordo, vedo. Una donna. Un'altra donna. E un'altra donna. Un Jack. E un altro Jack. Un asso, un altro asso, un altro asso.
e un asso, quattro assi. Qualcosa che non va. Ehi, cameriere! Un altro mazzo. Ehi, dico a voi due. Niente scherzi, siamo intesi? Qui si gioca pulito, eh? Indietro, amico, da qui non puoi passare. E perché? Che è successo? Chiedilo allo sceriffo. Beh, intanto fammi passare. Ti ho detto di tornare indietro. Charlie, Charlie. Fuori c'è qualcuno che chiede aiuto! Stai sognando, Sam. Tornatene a letto e dormi tranquillo. No! Non stavo sognando! L'ho sentito! Gridavo aiuto, vi dico! Fate qualcosa! Fate qualcosa! Presto, la chiave. E allora, vecchio Sam, te la sei vista brutta, eh? Ma credevi proprio che Warner ti avrebbe lasciato marcire qua dentro? Lo sai che Warner è generoso. Vieni via, fa presto. Tra poco li avremo tutti addosso. Vieni. E muoviti. Che devo fare? Scappa! Trovati un cavallo e sparisci, finché sì, sei in tempo. Sì, sì, certo. Ma non di qua, da quella parte. Sì, sì, sì. Dove vai? No, da letto fa! No! Lasciatemi, io! Dove è Warner? Io devo parlare a Warner! Io devo dirgli! Warner! No, amico, non vorrete lasciarmi a piedi, spero. Eh? Ormai sono già lontani. E infatti, sarebbe inutile. Uomini come voi si incontrano di rado, Coster. E so che la loro amicizia ha un prezzo molto alto. Era fatale che accadesse. Tale come dire certo, è comunque prevedibile. Bruciare così l'unica carta che avevo. Che grosso errore. Puoi andare, è tardi. Sam ormai non parlerà più, ma qualcun altro potrebbe farlo. Io avrei fatto la stessa fine 10 anni fa, se in tribunale avessi parlato. È andata così. Sam aveva trovato il gemello di Jeremy Scott. Ed io ero presente quando lo consegnò a Warner e fui io a portare a Scott i quattrini che Warner aveva deciso di prestargli. Una trappola. Era stato lui ad assassinare il vecchio Crane e la nipote. Ma aveva predisposto ogni cosa in modo che l'accusa ricadesse su Jeremy Scott. E voi non avete voluto correre rischi? È andata così? Sono un vigliacco, lo riconosco. Peggio. Siete come un assassino. Sono quello che sono, Coster. Ed è già molto che adesso abbia trovato il coraggio di parlare.
Il coraggio l'avete trovato oggi. Quel galantuomo ha commesso un errore madornale. Conserva ancora la ricevuta con la quale Scott dichiarava di dato da lui quella somma. Basterebbe quel pezzo di carta a cancellare la faccia di Warner dai nostri incubi. Già, solo questo vi interessa. Non vi importa dell'innocenza di Jeremy Scott? Non è vero. Non è vero. Guarda chi c'è. Qualcosa che non va. Costi caro, eh? Quello che chiedi è un prezzo da governatore. Ieri notte, uno dei tuoi uomini ha lasciato questo nel ventre di un agente giurato. Oh, è sempre un prezzo troppo alto, Coster. Se muovi un dito verso quella pistola, Warner, o se fai un fiato, te lo pianto in gola. Non penserai di uscire vivo da qui. Non ho molte speranze, è vero. Ma tu una di meno. Maledetto bastardo. Vuol vedermi morto. Se anche glieli avessi dati quei soldi a Salty Jeremy, non sarei stato così scemo da conservare la sua ricevuta. Quel pezzo di carta. Sai cosa significherebbe per me? La forca! D'accordo. Potrai continuare la tua chiacchierata davanti allo sceriffo. I tuoi uomini devono aver fiutato puzzo di galera. Non si vede anima viva. Metti via quel gingillo, Coster! Sei sotto il nostro tiro. Non fare scherzi, o qualcuno farà centro. Ben congegnato, James. Dammi la pistola, Coster. Quando è possibile, preferiamo non correre rischi. Ben detto. E ora toglimi dai piedi quel bastardo. Sa un sacco di cose, neanche una che mi piaccia. Non avreste dovuto farlo, signor Coster. Sparare su un uomo disarmato. Non vi pare? Spero che vorrete comprendere, signor Coster. Voi sapevate troppe cose ormai. E Warner stava perdendo il controllo dei nervi. Tutto sommato una bella trappola, dovete convenirne, spingendovi a venire qui. E non negate di aver sparato a quel poveretto. Ci sono almeno 30 testimoni.
disposti a giurare il contrario. Sì, una bella trappola. E scommetto che per il povero Jeremy Scott fu lo stesso. Non così facile. So cogliere le circostanze, l'attimo favorevole. Sam aveva trovato il gemello da polso e Warner lo diede a me perché lo riconsegnassi a Scott. Fu un gioco da ragazzi, uccidere il vecchio e la nipote, lasciando il gemello accanto ai cadaveri. Una piccola parte del loro denaro la diedi a Jeremy, facendomi rilasciare una ricevuta. Ma che fa? Si mette a sparare? E venite, Grace, presto! Che è successo? Cosa vogliono? Quelli là sono gente di Warner. Io me la batto. D'accordo. Non sarà secondo la legge, ma quando abbiamo visto Warner cadere sotto i colpi di quel tale, abbiamo perso la testa. Bisogna... dovreste firmare... Siamo qua. Scrivete. Io, lui e lui accusiamo quel tale d'aver ucciso Warner. Voi scrivete e noi firmiamo. Dammi quella ricevuta. Fermo. Era innocente. Dov'è McCorney? È di sopra, nel suo ufficio. Dov'è la ragazza? Cercatela! Tu sei salvo. L'avevo pregato, scongiurato di andare. Sì. La ricevuta firmata da Jeremy Scott. Andrete a cercarvi altri guai. No, non ce ne sarà bisogno. Verranno da soli. Vieni fuori con le mani alzate, sceriffo! Non aver paura! Vieni fuori con le mani alzate! Lasceremo qualcun altro il piacere di farti la pelle! È la ragazza che ci interessa! La ragazza è quel bastardo che abbiamo chiuso in cella! Giù!
continuate a sparare, ma senza esporvi. L'importante è che credano che io sia ancora qui. Perché? Dove vai? Dove conduce questa scala? Su, nella soffitta. Thank you.
le mani, Coster! Dammi la pistola! Non immischiarti finché puoi! Lasciatemi! Prendi esempio da me! Lasciatemi! Sono disarmato! No, non t'ammazzo! Creperai di paura! Porco figlio di cagna! Non hai più denti per mordere, eh? Hai finito i colpi! Adesso il gioco lo dirigo io! Fermati! Coster! Ti chiedo soltanto di lasciarmi andare! Fermati! Ti ho detto di fermarti, Coster! Per quanto mi riguarda, sei il peggior tiratore dell'West. Posso pagarti, Coster? Prendi tutto quello che vuoi! C'è una fortuna qua dentro. Tutto quello che ho, te lo darò! Maledetto! Che c'è, McCorny? Qualcosa che non va? Mi è rimasto un sorpo. Devo aspettare che si avvicini. Sempre di più. Non posso mancare. Non devo mancarlo. Più vicino. Ancora.